Giorno di festa, benvenuti amici di Alice, una nuova puntata di Casa Alice sta per incominciare, con me gli amici che ormai mi tengono compagnia, devo dire da qualche giorno, e mi fa veramente tanto piacere, perché in cucina per noi c'è Roberto Di Mauro, e a parlarci di bio e tutto ciò che sta attorno a questo argomento c'è Marco Colombro, che, al quale do di nuovo il benvenuto, insomma, mi fa piacere averti qui a parlare di questo argomento così importante, che è vastissimo, quindi abbiamo ancora qualche giorno per parlarne, prima però c'è la sigla. E allora mi auguro che il tempo da qualsiasi parte d'Italia vi ci seguiate sia, insomma, bello, eh? E quindi vi permette in una giornata di festa, insomma, di fare ciò che avevate organizzato. Intanto noi siamo qua per tenervi compagnia, per chiacchierare un po' con voi, con gli ospiti che abbiamo naturalmente qui nella nostra cucina, a partire da Roberto. Cosa ci prepari di buono oggi? Oggi prepariamo il paneer. Il paneer è un formaggio indiano fatto in casa, che è cagliato con un caglio vegetale, in questo caso del succo di limone. Quindi, a differenza degli altri formaggi cagliati con il caglio di origine animale, quindi capretto, vitello, oppure quelli chimici, qua abbiamo solo un caglio vegetale. Cioè, tu dici che semplicemente con il succo di limone noi facciamo un formaggio? Certo. Partendo dal latte e basta, il succo di limone, basta. Poi vi farò vedere come avviene la cagliatura. Allora andiamo subito a vedere gli ingredienti di questa ricetta. Per preparare questo stecco di paneer, si dice così? Paneer. Alle mandorle abbiamo bisogno di un litro di latte, due arance spremute, 5 foglie di menta, un cucchiaio di succo di limone, un cucchiaio di olio extravergine, quanto basta di crema di mandorle e menta fresca. Li abbiamo tutti, per cui possiamo incominciare. Da che cosa? Iniziamo dallo scaldare il latte. Lo scaldiamo, non deve bollire, ok? Dobbiamo evitare di fargli fare la pellicina in superficie, perché poi sarà un po' difficile se non farlo cagliare. Quindi quando incomincia a vedere le prime bollicine, lo tiriamo fuori dal fuoco, iniziamo a mettere il cucchiaio di limone e dolcemente giriamo sempre finché non vediamo che inizia a coagulare, finché non cominciamo, dai, intanto accendiamo la fiamma, così man mano vediamo anche è più facile esattamente che... infatti immagino che sia proprio così. Invece con Marco Colombro in questi giorni abbiamo tanto parlato di Sapor Bio, questa manifestazione dedicata a tutto ciò che è biologico. Quindi, ecosostenibile. Ed ecosostenibile, perché si parla non solo di alimenti, ma si parla anche di bioarchitettura e di tante altre cose. Insomma, abbiamo parlato molto, però non abbiamo ancora detto tutto, ecco, perché ogni giorno, insomma, si aggiunge una delle novità anche di quest'anno. Eh sì, che sono molte. Dunque, volevo ricordare che tra gli eventi di Sapor Bio, per quanto riguarda i talk show, avremo anche Tessa Gelisio, che tutti conosciamo perché fa Pianeta Mare su Rete 4, che è una nostra collaboratrice fissa, oramai era con noi dalla prima edizione, condurrà i talk show e poi parlerà in particolar modo dell'aloe, l'aloe della cosmesi e l'aloe come prevenzione per stare meglio. Insomma, certo. Poi ci sarà anche Cristina Gabetti, che è l'inviata di Striscia la Notizia, la quale parlerà invece delle vacanze ecosostenibili, quindi sarà molto importante questo per chi vuole fare una vacanza che sia realmente ecosostenibile. Quindi all'interno di Sapor Bio ci sono anche dei convegni, veri? Ci sono dei talk show, sia al pomeriggio dalle 6 in poi, in avanti, c'è uno spazio dedicato alle conferenze. Certo. E poi volevo ricordare ancora che grazie al gruppo Ethos, ristoratori dall'etica e dalla passione, diciamo, no? Verrà fatto su alcuni ristoranti milanesi un menù Sapor Bio, cioè tutto biologico. Quindi chi vuole assaggiare, intanto, prima di arrivare a Sapor Bio, un menù biologico di qualità, può andare nel sito www.saporbio.com e vede quali sono i ristoranti che servono il menù Sapor Bio. Questo inizierà da lunedì, quindi dal 7. Poi ci sarà anche un altro evento importante, verrà presentato il libro di un giovane ricercatore che si occupa di oncologia molecolare, che si chiama appunto Marco Bianchi, ha scritto un libro, I Magnifici 20, cioè i 20 alimenti dei quali non si può fare a meno per stare in buona salute. Quindi vi ricordo un libro interessante da leggere, perché scopriremo delle cose
fondamentali per mangiare in buona salute. E tra questi c'è sicuramente anche l'olio. Ovviamente, l'olio. Ieri abbiamo parlato di olio, ma continuiamo a parlare anche oggi. A parlare anche oggi, perché l'olio sarà un momento importante in Sabor Bio, perché sarà, grazie a Celletti, questo grande maestro oleario che abbiamo avuto ieri lui organizzerà un concorso tra i migliori oli biologici e verranno premiati i primi tre. Quindi sono già arrivate molte iscrizioni da diversi paesi, diverse regioni italiane di olio biologico e noi aspettiamo ancora le vostre richieste perché sarà un concorso veramente dove vedremo degli oli esagerati, degli oli straordinari. Come l'olio tra l'altro non è un condimento ma è un alimento, ricordiamoci che l'olio è un alimento e l'oliva ha 80 microelementi, è il frutto più ricco in natura, quindi è il più ricco di polifenoli, cioè che combatte i radicali liberi, per cui prendere un cucchiaino di olio d'oliva extravergine vero al mattino è molto meglio che prendere la papaya fermentata che costa 49 euro, invece questo cucchiaino se ne va alla grande. Beh, è un argomento questo che ti sta particolarmente a cuore, quello dell'olio, vero Marco? Sì, perché io produco olio, figlio, no? Io produco olio e quando vai a vedere nel campo l'albero e comincia a fiorire, sì, poi comincia a fare i primi frutti, l'oliva che viene invaiata, cioè comincia a prendere colore, e poi va al frantoio e frangi l'olio, vedi questo liquido dorato che scende, è un'emozione molto grande, molto bello. È vero. L'olio è... Si capisce, insomma. Quando l'olio, noi abbiamo tanti oli buoni in Italia, quando l'olio è di grande qualità... si sente la differenza, si sente veramente il profumo e il sapore di un olio che ti dà tutto il profumo della frutta, della verdura. Per esempio l'olio toscano, il nostro olio toscano ha un retrogusto di carciofo, di erba, sì, tagliata, di mandorle, ed è un olio leggero che si può adoperare sul pesce, sugli arrosti, sul muscolo di grano, su un'insalata, e dà un valore aggiunto al piatto. Ecco, ma tutti questi gusti, questi profumi, questi retrogusti, non so come si possono chiamare esattamente, sono dati da ciò che circonda il territorio dove sono coltivate questi... Dall'humus, dal terreno. Ah, ecco, proprio dal terreno. Il terroir, come dicono i francesi, no? Il terreno è ovviamente il tipo di cultivar, Che è tipica della regione. Noi abbiamo il frantoio, il morellino, il moraiolo, che sono le cultivar più diffuse in Toscana, oltre al pendolino e tante altre, e che danno proprio questo sapore di carciofo, retrogusto di carciofo, che è straordinario. E che se facciamo come ci ha spiegato ieri, esattamente, Gino, certo. Esatto, lui l'ha fatto in una maniera. Entrando, potete entrare l'aria ai lati, questo si ossigena la bocca, ci fanno sentire tutti i sapori nel naso, i profumi, e sul palato molle si sentono tutti i sapori e i sentori che l'olio ha. E deve pizzicare. L'olio deve qualsiasi sempre tipo, pizzicare, però deve pizzicare. Perché l'olio che non pizzica vuol dire che non è un olio di qualità. Ecco, capito? Quindi attenzione. E deve essere cose. Leggermente amaro, per essere un vero, perché vuol dire che ha polifenoli, è ricco di polifenoli. Ho capito. Come va? Allora, bene, adesso... Siamo arrivati al punto giusto? No, ancora ci vuole un altro paio di minuti. Perché vedo che fuma, quindi il vapore, insomma, si vede. Adesso... Quindi non è ancora arrivato il momento dell'ebollizione, quindi il momento in cui tu devi aggiungere... Io giro comunque per evitare che si formi la pellicina in superficie. Ecco, tu aggiungerai poi anche una crema di mandorle, ma fatta da te o la possiamo trovare anche già pronta? La possiamo trovare nei negozi biologici, già pronta, nei vasetti. E se ce la volessimo fare noi? È un po' difficile. È difficile, questo, nel senso che comunque le mandorle andrebbero... passate in dei rulli che... Ah no, no, allora non ne parliamo neanche perché proprio non... Cassando la mandorla contiene molti grassi, quindi devi tirare fuori i suoi oli e fare un impasto molto, molto denso, quindi è difficile. Tra l'altro Roberto collabora con Marco Bianco, questo giovane ricercatore dell'IFOAM, vero Roberto? Sì, infatti su alcune ricette... Le abbiamo realizzate studiate insieme perché abbiamo presentato il 12 di maggio un ricettario sulla cucina preventiva. Ho capito. E quindi Marco, oltre ad essere un appassionato di cucina, un ricercatore dell'IFOM, è uno che si è interessato molto a questa cucina salutare. È veramente interessante il libro poi che ha scritto, perché scoprono alcuni ingredienti che non immaginiamo, che l'olio di lino per esempio è contro la gotta, nessuno in Italia consuma olio di lino o sa che i semi di lino hanno questa funzione, quindi sono veramente delle cose interessantissime. Ho visto intanto che hai spento la fiamma, l'ho spostato, adesso iniziamo a mettere dentro il succo di limone. Sta preparando un formaggio.